Oggi viene a trovarvi per Ranza TV niente poco di meno che Babbo Natale. Allora, i bambini hanno fatto da bravi? Non lo sappiamo. Devo un po' intervistarli e sentire. I loro genitori hanno fatto da bravi. Voi cosa vorreste per Natale? Avete fatto da bravi? Vi aspettate qualcosa a Natale? No. Niente. Cosa vuoi tu, il carbone? Quello lo porta la Befana. Anche Babbo Natale lo porta. Babbo Natale non ti porta niente, allora. No. Natale vicino. Cosa vi aspettate questo 25 dicembre? Cosa hai chiesto a Babbo? Ancora non ho chiesto niente, quindi non lo so. Lei ha chiesto qualcosa, quindi... Io non ho chiesto niente. Non hai chiesto niente. Ti mancano solo circa 12 ore. Basta che mi faccia laureare in breve tempo e sono a posto. Benissimo, cosa ti manca per laurearti? Un paio di esami e le tesi e basta. E allora forza, forza, mi raccomando, come si dice a Oxford, arrogadottu. Grazie. Tu hai qualcosa da dire per noi? Cosa hai chiesto tu per questo Natale, no, per l'anno nuovo? Non ho chiesto niente. Chiedi adesso, chiedere è lecito, sempre. No, non voglio niente, quindi sto bene così. Non accontentarti, anche se dicono chi si accontenta gode. Allora voglio il diploma. Benissimo, quindi siete tutti e due puntate all'istruzione. Chi ha detto qualcosa che riguardi la scuola, l'università? Eh sì. Vuoi il diploma? Mm-mm. Beh, lì ti devi impegnare, studiare. Eh sì. Dai, magari se vuoi io ti posso regalare per Natale qualche bigliettino da usare per il prossimo compito in classe. Magari. Mi fa un favore. Nessun desiderio in particolare? Un viaggetto, magari. Dove vorresti andare? Meta esotica, meta europea? Esotica. In particolare dove? Non lo so. Anche tu vuoi andare in qualche meta esotica? No, voglio stare qua a casa. Qua a casa? Sì. Col pigiamino, al calduccio? Al calduccio, di fronte alla tele, sì. Cos'altro chiedi a Babbo Natale? Tanta pace e serenità. Proprio un pacifista! Allora abbiamo il nostro Gandhi. Ha qualcosa da aggiungere? No, così, va bene così. Avete fatto da bravi per questo Natale! Sì, facciamo sì. da bravi. Fate da bravi, cosa chiedi a Babbo Natale? Io non ci credo più. Non ci credi più? Attento che sbaglio. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Cosa si può chiedere per questo Natale? Lavoro e serenità. Quello che desideri. Ciò che desideri. Voi cosa desiderate? Noi desideriamo la felicità, ma tanto siamo già felici. E allora no, più felici di così. Felicissimo. Si può migliorare. Certo. Si può migliorare. Certo, sempre. Con lo sforzo delle persone. Ma quindi, dato che siete già felici, la felicità esiste o è qualcosa che si continua a inseguire sperando nella perfezione? No, la perfezione non esisterà, però quando uno è in pace con se stesso ed è felice e contento, l'ha trovata. È quella che una trova, la felicità, non esiste per tutti, ma esiste. Possiamo dire che la cerca giusta, quello che vuoi. Possiamo dire che la felicità è un po' star bene in equilibrio con ciò che sia, senza avere tanto. Certo, è così, è proprio così. Ma anche mirare a star sempre meglio e avere progetti nella vita, essere impegnato. Noi alla nostra età abbiamo ancora dei progetti. Benissimo, sentiamoli, sentiamoli. Beh, no, sono cose personali. Adesso. Scaramanzia, ma qualcosa, giusto una piccola chicca. No. Hai progetti per questo Natale? Brava. Fatto da bravo per Natale. Sempre bravo. Sempre bravo, quindi allora Babbo Natale quest'anno sarà anche lui generoso con te. Babbo Natale è sempre generoso, per natura è generoso. Anche con i cattivi. Siamo tutti un po' cattivi. Addirittura siamo tutti un po' cattivi. Cosa si può chiedere per quest'anno all'Italia, a Cagliari, alla Sardegna? All'Italia, alla Sardegna? Non basta Babbo Natale per cambiare l'Italia e la Sardegna, tantomeno. Ma
Babbo Natale può almeno sondare e sentire quello che è il parere dei cittadini, no? Che cosa c'è che non va, che cosa dovrebbe andare meglio. Non va nulla, bisognerebbe trasferire tutto quanto in un paese del nord Europa, oppure... Tipo Germania? No, anche, non so, penso alla Norvegia, alla Finlandia. Oppure si può fare come si fa per il calcio, che si, sai, per il calcio si comprano i giocatori stranieri, no? Sì, sì. Noi potremmo comprare un re di quelli della Norvegia, di quelli in pensione, e metterlo al posto di Cappellacci, per esempio. Ah, fare così, come con il calcio, che sono tutti dei giocatori stranieri, ma peschiamo anche dal vivaio, no? I vivai nel calcio sono molto importanti. C'è rimasto quello, un tempo c'era quello dell'Atalanta, adesso il vivaio c'è solo quello del Barcellona, la cantera. Ma il vivaio lo devi coltivare, siccome qua non è stato coltivato nulla, è meglio comprare un giocatore straniero. Siamo marittimi. Marittimi? Sì. Purtroppo siamo sulle navi. E fai un bel Natale, Natale di lavoro, non di Natale di bella, con i figli e moglie a casa e ne stiamo qui. Vabbè, ma se va bene il lavoro a Natale, poi i giorni dopo te li godi con tua moglie e tuoi figli. Sì, qua sì, e dopo andiamo a lavorare un'altra volta, andiamo a lavorare. Tu ti fai Natale a casa, ti diverti. E tu cosa ne sai? Ma adesso è colpa mia adesso. Guarda, io non ho avuto nemmeno il tempo di farmi la barba. Guarda come sono impegnato. Sei un grande Babbo Natale, figurati. Ma sono riuscito anche a dimagrire, eh? Un po' di lavoro per tutti quanti. Questo è un Natale che dovrebbe essere per tutti quanti. Tutti questi politici sporchi che ci sono. Come? Con la crisi che c'è ci vuole un po' di lavoro per tutti quanti, veramente, perché... Una crisi proprio enorme, cioè i politici sono chiamati sempre in culo a noi, quello è il problema. Allora cosa dovremmo fare? Tanti tagli al governo li facciamo? Facciamo una guerra, tutti quanti, noi chi sì e chi no, o dobbiamo combattere tutto o nessuno. Ma una guerra civile però, eh? Facciamo una guerra a tutti quanti, tutti lo dicono, ma nessuno la fa. Tutti lo dicono e nessuno la fa. A Napoli sai cosa dicono? Battiamo e arriviamo e nessuno viene. Dobbiamo, cioè. Comunque, adesso dovete intervistare il nostro capo servizio Antonio. Quello è il cuore, è lui. Oh, capo servizio, hai fatto da bravo quest'anno. Lui parla qualcosa sui capo servizio. No. Cosa succede? Cosa sta succedendo? Guarda che sto succedendo? Rischio di perdere la barba. Ecco. Forza. Dimmi che deve perdere la barba. Forza, è da. Almeno due gesti li puoi fare, dato che non vuoi parlare. Di qualcosa. Linguaggio del sordomuto lo conosci. Il lavoro aumenta sulle navi. Aumenta? Sì, aumenta perché imbarca poco personale, aumenta il lavoro e i soldi diminuiscono. Oh. Aia. Cosa si può augurare allora a voi? Che il governo cambia un pochettino. Cosa dovrebbe cambiare il governo? Di non aumentare le tasse. Okay. Abbiamo capito, quindi già quest'IVA al 22% e l'IMU ci hanno dato il biscottino e poi ci ridanno il bastone. Lo so. Ai ai ai. È vestito del mio stesso colore, non posso non fermarla. Rosso come me, cosa chiedi a Babbo Natale, brevissimamente? Tanta felicità per tutti. Grazie. Allora, abbiamo incrociato un nostro caro amico. Ciao, cos'hai da dire a Babbo Natale? Che cosa ti auguri per questo futuro 2014? Lo so, molta fortuna e basta. Molta fortuna? Yes. Fai tanti auguri per Ranza TV ai nostri telespettatori. Tanti auguri. Tanti auguri a Ranza TV. Buon Natale. Buon Natale. Tanti auguri. Tanti auguri. Di Buon Natale. Auguri a Ranza TV. Ciao, grazie. Grazie a voi e buon Natale. Buon Natale e buon 2014. Auguri a tutti. Tanti auguri a Ranza TV. Ranza. Ranza TV. Ranza TV. Buon Natale. Buon Natale.